Carissimi di Gela, dice alleluia, per finire nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, dice al verso 9, dice: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Gli ingiusti, i peccatori, i malvagi non possono entrare nel regno di Dio. Le persone, uomini, donne che praticano il peccato, che vivono nella carnalità, nella ribellione, nella incredulità, sono disubbidienti ai comandamenti di Dio, non possono entrare nel regno di Dio. E dice ancora, alleluia, dice ancora la scrittura: non vi ingannate, non vi illudete, non errate, non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, dice qui la Bibbia, questa è la Bibbia, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Cioè, tutte quelle persone che praticano il male, che fanno il male, che vivono nella disubbidienza nei confronti di Dio, nel peccato, nella cattiveria, non possono entrare nel regno di Dio. E dice ancora, alleluia, ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati, alleluia, nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Cari che ascoltate, la salvezza è soltanto tramite Gesù Cristo, tramite il nome di Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Perciò, se tu vuoi avere la salvezza, punto uno, devi credere in Gesù Cristo. Punto due, ti devi pentire dei tuoi peccati. Punto tre, devi allontanarti dal peccato. Punto quattro, devi seguire la volontà di Dio e avere lo Spirito Santo. Perché soltanto mediante lo Spirito Santo nel nostro cuore, alleluia, noi possiamo avere la certezza, la garanzia della salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Dice la Bibbia che se una persona non ha lo Spirito Santo, non appartiene a Lui. Se nella tua vita non c'è lo Spirito Santo, tu non appartieni a Dio, non appartieni a Cristo, appartieni a Satana, purtroppo. Perché chi vive nel peccato è del diavolo. Chi non ha lo Spirito Santo nel cuore, perché il cuore è il motore dell'uomo. Come una macchina senza motore non può andare avanti. Non può camminare una macchina senza motore. Così il motore dell'uomo è un cuore dove c'è lo Spirito Santo. Ma se nel tuo cuore
Non c'è lo Spirito Santo, tu sei perduto nel buio, sei perduto nel peccato. Ecco perché ti devi convertire, ti devi ravvedere, devi chiedere perdono a Gesù. Uomo, donna, smettila di essere ribelle, di fare tanti discorsi inutili. Pentiti, convertiti, chiedi perdono a Cristo e nel nome di Gesù tu sarai lavato, purificato. Per entrare in cielo dobbiamo essere lavati, purificati nel sangue di Gesù Cristo. Tu non puoi entrare in cielo con un cuore pieno di peccato. È così, cari, riconoscete che questa parola è la verità. Tu non puoi entrare in cielo con un cuore pieno di peccato. Devi essere purificato nel nome di Gesù. Devi credere nel sangue di Gesù. Devi chiedere perdono al Signore Gesù. E allora sarai purificato, sarai santificato e lo Spirito Santo entrerà nel tuo cuore. Alleluia, ti darà la certezza della gloriosa salvezza, perché per questo è venuto il Figlio di Dio, per liberare i prigionieri, liberare gli oppressi, salvare i peccatori, affinché un giorno possiamo entrare, alleluia, per le porte del cielo, nella nuova Gerusalemme, nel regno celeste del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, al quale appartiene tutta la gloria, la lode nei secoli dei secoli. Amen, alleluia, 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 gloria.